Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Sapete che esiste un materiale tanto versatile quanto semplice da utilizzare, perfetto per realizzare delle borse personalizzate. Prima di scoprire però di cosa stiamo parlando, occhio a quanto segue. Ma torniamo a noi, oggi vi porto nel mondo delle reti canvas, sagomate, non preformate, tonde, di diverse dimensioni e con fori di diversi millimetri. Analizziamole quindi tutte nel dettaglio. Sul nostro sito ci sono varie tipologie di reti canvas, non preformate, sagomate, tonde. Noi oggi analizzeremo nel dettaglio una per tipologia e poi nella clip che seguirà avremo modo di analizzare tutte le misure. Questa che stiamo vedendo adesso è la rete canvas non preformata 50x33, disponibile anche nella variante bianca, e questa ha un foro di 3 mm. Poi c'è anche la 60x42 che invece ha un foro da 4 mm. Eccola qui, parliamo di una rete canvas non preformata, che è la classica rete rettangolare che si presta ad essere modellata in base al progetto desiderato. Infatti questo tipo di rete è estremamente flessibile e può essere tagliata davvero facilmente con delle forbici da taglio per adattarsi a forme personalizzate. Oltretutto questa versatilità consente sicuramente di creare delle borse diverse, con diverse forme, dimensioni, soprattutto ritagliando la rete appunto proprio in base alle vostre esigenze. Adesso invece vediamo una rete canvas, questa volta sagomata. Cosa vuol dire? Che come vedete ha già una sua forma. Questa è ad esempio la 35x33 con un foro da 3 mm. In questo caso la rete è forgiata a stampo, il che significa che la regolarità delle sue maglie è perfetta per lavorazioni precise e articolate. Le maglie infatti sono tutte uniformi e offrono un supporto davvero eccellente per la realizzazione di disegni ma anche motivi su superfici, perché ricordiamo che le reti canvas sono perfette anche e soprattutto per la tecnica a bargello, quindi far passare il filo da un foro all'altro e realizzare dei meravigliosi disegni. Questa forma già predefinita è particolarmente utile per chi desidera creare delle borse già pronte per essere assemblate, senza quindi la necessità di modellarle come la rete canvas non preformata che abbiamo visto prima, e oltretutto non ci sono giunture, cosa fondamentale. Ve la mostriamo questa volta anche chiusa. Una volta assemblata il risultato dovrebbe essere appunto questo. In questo caso la profondità è di circa 4 cm, l'altezza invece di 10,5 cm e la larghezza di 16 cm. Insomma, una pochette già bella e pronta, perfetta per essere solo completata e soprattutto sfoggiata. Questa invece che vediamo è una rete tonda che ha un diametro da 20 cm con la larghezza dei fori da 2 mm. E questa tipologia di rete è sicuramente adatta per borse con forme tonde, circolari, come potrebbe essere ad esempio la borsa a tamburello. Le reti però, come abbiamo detto sul nostro sito, sono davvero tante, con forme diverse ma anche con larghezza dei fori diversa. Quindi adesso le analizziamo tutte quante nel dettaglio nella clip che seguirà. Thank you.
Le reti Canvas sono estremamente versatili, possibili da utilizzare per una vasta gamma di progetti. In particolare sono apprezzate per la loro struttura resistente e regolare, che le rende ideali per la tecnica bargello. Ci sono tanti filati all'interno dei filati per borse di Tessiland che si prestano perfettamente a realizzare attraverso questa tecnica delle pochette, delle borse, dei borselli, da uomo, da donna, per grandi e piccini, proprio da utilizzare con queste reti canvas. Ad esempio, con tutte le reti con foro da 3 mm, questi sono i filati più adatti. Nelle reti canvas con foro da 3 mm, questi sono i filati che coprono perfettamente le delimitazioni dei fori e che ovviamente passano attraverso questi ultimi. Nel dettaglio vediamo, eccolo qui, in questo caso il Pandoro Queen. Qui invece è la tagliatella. È vero, passa attraverso i fori, ma magari, come potete vedere, l'aspetto è un po' più disordinato rispetto all'effetto che può dare il Pandoro Queen. Poi abbiamo il Super Tie. E qui invece abbiamo il Tie Sublime Lux, quindi anche una variante di filato per borsa con il lurex, con il foro da 3 mm c'è. Poi abbiamo invece quelli in misto cotone o misto lana. Questo è ad esempio il Freddy, questo il Tornado e questo invece il Ternes. Di conseguenza va da sé che per le reti che hanno un foro da 2 mm, il Tie Sublime invece può essere un filato sicuramente più adatto e che invece i filati utilizzati per le reti con fori da 3 mm possono ben adattarsi anche per quelle con foro da 4 mm. Perfette anche per chi è alle prime armi. Proprio perché sono facili da utilizzare, non richiedono delle particolari tecniche lavorative. Portatele a mano oppure aggiungete dei ponticelli e una catena e voilà, il gioco è fatto. E ora tocca a voi. Speriamo che questo video vi abbia ispirato e io ovviamente vi ricordo di seguirci anche su tutti gli altri social, Instagram, Pinterest, Facebook e TikTok e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!